La Sardegna è la prima regione in Italia ad essere passata al sistema digitale terrestre. Andiamo a raccogliere le opinioni della gente. La Sardegna è la prima regione ad essere passata al digitale terrestre. È contento? Non moltissimo, perché poi l'offerta è rimasta più o meno la stessa. Il segnale non è un granché, apparecchiature in più e qualche rottura di scatole poi alla fine per non avere un servizio così particolare. Per ora non so come si svilupperà dopo. No, non sono contento perché la qualità del servizio non è all'altezza di quello che hanno detto, perlomeno. Ah sì, questo sì, fa piacere, anche bellissimo. Molto, perché facciamo da battistrada agli altri e gli altri imparano da noi. Prima ero scontenta finché non sono riuscita a controllare bene il decoder. Adesso che ho capito come si usa sono contentissima perché vediamo benissimo la televisione e non abbiamo nessun problema, almeno per adesso. La Sardegna è la prima regione in Italia ad essere passata al digitale terrestre. Sei contenta? Sì, perché no, comunque non è un problema. Canali in più, gratis. Beh sì, perché comunque sia può dare molte comunicazioni e fare comunque, come si può dire, dare l'informazione alla gente su molte cose, sui programmi, tutto quanto. Quindi penso che sia una cosa buona, soprattutto se i programmi sono buoni. C'è sempre da notare questo. Ma non, comunque è stata la regione pilota, adesso non so dire esattamente se sia un buon progetto o meno. A dire il vero, non mi sento di dire che sia una buona cosa né una cattiva, però ho sentito persone che sono contente e persone che non lo sono. Cos'è cambiato col digitale terrestre? All'inizio questa seccatura di dover reperire il decoder, ma adesso è una cosa tranquillissima, va come prima, non mi ha condizionato più di tanto, come tutte le cose quando si inizia. Il segnale va e viene ogni tanto, i nuovi canali poi alla fine sono prevalentemente pubblicitari, cioè l'offerta televisiva non è che sia stata stravolta. Ma mi sembra che ci sia una vasta gamma di canali aggiuntivi, alcuni ho trovato anche interessanti che senza il digitale non potevo vedere. È cambiato che ci sono molti più, diciamo così, canali da vedere, ma nessuno si vede bene, c'hanno tutti quanti un effetto strano di... lo chiamano effetto mosaico, non so se sia vero o meno, io non sono un tecnico, ma la ricezione non è come quella che c'era prima, dipenderà forse dagli apparecchi che abbiamo, non lo so, però la qualità non la vedo, personalmente non sono contento. Cos'è cambiato col digitale terrestre? A parte il fatto che molti canali, ma molti di questi non li vedo neanche, è cambiato questo, il fatto che comunque il segnale non è molto buono, anche i canali classici comunque non sempre si vedono bene, un po' un problema. Oltretutto comunque continuiamo a pagare il canone, non si capisce perché però. Prima, anche se avevamo l'antenna centralizzata, ogni tanto lo schermo si vedeva male, se ne andava l'immagine. Invece adesso è nitido, bellissimo, e poi ci sono tanti canali che posso usufruirne tranquillamente senza nessun problema. Ma secondo il mio parere, quello che ho notato innanzitutto è la nitidezza delle immagini. Il fatto che comunque la gente possa appunto disporre di programmi anche dall'estero, perché ho notato che col digitale terrestre si possono vedere programmi comunque italiani ma anche comunque stranieri, quindi come ho detto prima c'è il pregio che c'è comunque molta informazione. Si vedono molti più canali, crede sia un bene o un male? C'è più scelta, diciamo, più ognuno sceglie quello che vuole guardare. Guardi, i canali ce ne sono parecchi, però ce ne sono tanti che non... Ora non so se sono io, magari che non ho le antenne o l'antenna proprio particolare per doverli pigliare tutti quanti, ma ce ne sono tanti che addirittura segnano non trasmettere. Non capisco il perché poi. Se ci fossero molti più canali tematici, intrattenimento di maggior qualità,
o qualcosa da, insomma, di meno commerciale, andrebbe anche bene, ma c'è una miriade di televisioni con telepromozioni 24 su 24, cioè alla fine, voglio dire, per avere una finestra sul mondo della pubblicità potevamo anche farne a meno. Si vedono molti più canali, secondo lei questo è un bene o un male? È sempre un bene, perché se io posso scegliere tra una fascia di 5 canali, mi adatterò a sceglierne uno che pure non mi piace. Se invece ho la scelta di tanti canali, senz'altro troverò quello che mi piace. No, è un bene, perché lei può scegliere. È un bene il fatto che comunque la gente possa vedere tutte queste cose anche dell'estero e comunque avere informazione, vedere anche le culture degli altri, cioè secondo me è solo un pregio. Ho notato che ci sono molti canali a livello culturale molto interessanti che io seguo grazie al digitale terrestre, quindi personalmente ho notato, cioè per me è una cosa positiva ci siano questi canali. No, è un bene perché è bene che tutti abbiano la possibilità di avere un proprio programmino, anche privato, va benissimo, sono contenta di questo, questo sì. Hai avuto problemi durante il cambio o li hai tuttora? No, problemi durante il cambio non ne ho avuto, ho dovuto reinstallare completamente il programma, ma è stato, cioè non mi ha tolto moltissimo tempo, quindi non mi ha creato alcun problema. No, i problemi ce l'ho tuttora, perché uno mi ha consigliato di che ogni volta che si verifica questo problema devo rifare la reinstallazione dei canali, che per un giorno si vede bene, dall'indomani ritorna tutto quanto con questo strano effetto, e che è in tutti i canali questo effetto, non è solo in qualcuno. Problemi non ne ho avuto, solamente in quello mio di adattarmi a questa cosa che devo accendere il decoder e non solamente l'apparecchio, ma da qui a dire che possono essere fastidi, no. Sì, ho dovuto chiamare il tecnico parecchie volte perché non sapevo esattamente come utilizzarlo, perché i primi giorni è stato un dramma. Ha avuto problemi durante il passaggio o li ha tuttora? No, anzi no, abbastanza tranquillo. Sì, nei problemi all'inizio diciamo un pochino, però come si stavano collegando magari in queste... però i primi giorni poi basta. Da quando c'è il digitale terrestre, guardi anche i nuovi programmi o sempre gli stessi? No, guardo principalmente nuovi programmi. Anche quelli nuovi, tipo Iris, questi canali Teleregione. Guardo di più i nuovi. Poco agli stessi canali, quindi non è che mi sia cambiata proprio l'esistenza. Ce ne sono due o tre forse più interessanti, senza far pubblicità, due o tre canali tematici ci sono, ma sono due o tre. Con una possibilità così vasta ce ne dovrebbero essere 100, 200, di intrattenimento, di approfondimento culturale. Io la televisione, devo dire la verità, la guardo poco, quindi sono un tradizionalista, guardo i soliti canali, ogni tanto faccio un po' di, insomma, curioso anche negli altri canali, ma non è che sono un grande appassionato della televisione personalmente. Sì, sì, io seguo queste cose, vai, programmi di musica, perché comunque sono musicista e si vede, poi seguo comunque documentari, programmi di informazione, tutte queste cose così, sempre.